Il fil rouge che lega la liuteria cremonese a quella cosentina è al centro della mostra Il mito di Stradivari e la liuteria italiana, che fino al 6 dicembre si potrà visitare nella sala Quintieri del Teatro Alfonso Rendano di Cosenza. La mostra rientra all'interno di quello che è il tema della stagione di quest'anno, il mito. Il mito, che è il mito dello Stradivari, che tra l'altro sarà riproposto proprio sabato nel concerto sinfonico. Sabato sera nel concerto per violino e orchestra di Mendelssohn, eseguito da Pavel Berman, suonerà in questo teatro un mito famoso in tutto il mondo, che è quello di Antonio Stradivari, perché il maestro Berman suona un Antonio Stradivari del 1702, il Conte de Fontana, uno strumento leggendario, veramente bellissimo. La prestigiosa esposizione è frutto di una significativa collaborazione tra Cremona, la città patria dei liutai, il cui maggiore esponente fu Antonio Stradivari, e Cosenza con la scuola di liuteria De Bonis di Bisignano. Io sono l'ultima discendente di questa famiglia. In realtà sono la 31ª liutaia della famiglia De Bonis, che inizia dal 1700 fino ad oggi. Sono orgogliosa di essere qui e di rappresentare la mia famiglia, anche perché è un'opportunità di far vedere ancora oggi gli strumenti che ci ha lasciato mio zio, perché io ho voluto portare qui degli strumenti della collezione privata e anche ciò che realizziamo noi, come per esempio la chitarra classica, che è una nostra costruzione. Cremona ha avuto una grande tradizione liutaria. Noi cerchiamo di valorizzare il più possibile quello che ci hanno lasciato i grandi maestri liutai del passato, da Stradivari ad Amati e Guarneri. Questa è la nostra tradizione, la portiamo avanti e vogliamo anche poterla condividere.